Buonasera, so che non siete qui per noi, questo è evidente, però adesso ci aiuterete a fare una cosa bellissima perché Poste Italiane ha contribuito tanto a festeggiare, a ricordare, a immortalare quella che era stata la stagione brillante dello scorso anno e che quest'anno si ripeterà. Quindi mi raccomando, un grosso applauso ai nostri giocatori, al mister Conte che tra un po' verrà qui a salutarvi. E a raccontarvi che propositi ha. Bene, io solo un saluto a tanti, un abbraccio a voi tutti, perché insomma con molti di voi ci conosciamo e in questo momento forse ci conosciamo con tutti. Prego, Flavia. Passo la parola al responsabile Biagio Soffiaturo. Buonasera a tutti, sono felice anche quest'anno di essere qui, caro Sindaco. Ormai Poste Italiane su questo territorio ha veramente dedicato tanto e siamo felici perché è stata anche quest'anno scelta come location per la presentazione di un prodotto di Poste Italiane. L'anno scorso abbiamo emesso qui il francobollo del Napoli, che tutti ricorderete, il folder e la medaglia celebrativa dello scudetto. Quest'anno stiamo presentando il folder di Holly e Benji, che è un cartone animato. Tu, Sindaco, non lo conosci? È un cartone animato del calcio. Poste Italiane ha voluto celebrare quest'anno questo prodotto perché si sta avvicinando molto al mondo delle anime e quindi abbiamo voluto presentare questo prodotto qui. Inoltre abbiamo realizzato quest'anno la cartolina dedicata per l'annullo filatelico con il panorama di Poste Italiane, scusate, cartolina di Poste Italiane con il panorama di Castel di Sangro, immagine ovviamente fornita dal sindaco. Adesso procederemo all'annullo, però volevo ricordare e approfittare di questo palco che proprio qui davanti in piazza Plebiscito abbiamo aperto un desk Poste Italiane per la vendita di prodotti filatelici e la medaglia dello scudetto dell'anno scorso, quest'anno l'abbiamo in promozione ad un prezzo speciale. Quindi chi non l'ha comprata l'anno scorso può andare no, purtroppo no, può andare lì nel nostro ufficio, ci sono le ragazze che vi accoglieranno e eventualmente ci sono anche altri prodotti filateria. Procediamo, Sindaco, con l'annullo, facciamo. Un attimo la parola al capitano Giuseppe Testa. Sì, buonasera a tutti. Soltanto due parole di ringraziamento al sindaco Angelo Caruso per la possibilità di condividere questi momenti insieme e a Poste Italiane per la collaborazione che ci lega quotidianamente ed è veramente un piacere anche condividere questi momenti con loro, con le istituzioni e con tutta la cittadinanza di Castel di Sangro. Grazie. Procediamo con la cerimonia di annullo filatelico che non è altro che mettiamo le mani congiuntamente qui sopra, 1, 2, 3 e schiacciamo, 1, 2, 3, ok. Un applauso al sindaco e al comandante, grazie. Perfetto, a tra pochissimo con il mister. E quindi siamo pronti qui da Piazza Plebiscito per l'evento di stasera. Come vedete, tutto gremito, tutto pieno, ricco di tifosi seduti sulle scale qui sotto la telecamera, ma soprattutto appostati lì sotto al palco, che non vedono l'ora di vedere e soprattutto ascoltare Antonio Conte con il suo staff che verrà presentato questa sera a Castel di Sangro in questa serata di festa. Nel frattempo c'è stata anche questa iniziativa di apertura da parte di Poste Italiane che, come avete sentito, ha riproposto, ha presentato la moneta sbarra medaglia celebrativa per il successo storico partenopeo. Nel frattempo
a ritmo di musica si attende precipitosamente mister Conte che così come è accaduto a Di Maro verrà presentato a Castel di Sangro, a Di Maro dove partì il coro chi non salta il Juventino, e dove lì disse chiariamola adesso, ecco qui Claudio, disse il mister chiariamola adesso questa cosa e mai più, io non salterò a fronte di questo coro perché ci tengo per la professionalità e il rispetto non solo della Juventus ma verso tutti i club. Claudio, allora ti vedo affannare perché stiamo correndo. Sì abbastanza, posso dire che quando sono sceso 5 minuti fa, 6 minuti fa dalla tribuna stampa del Patini c'era Gabriele Orreale a firmare gli autografi con gli sponsor, bene, gli ospiti del Napoli, quindi io spero inizia alle 20:30 in orario preciso, credo qualche minuto di ritardo, però mi sembra che la presenza qui a Piazza del Plebiscito sia davvero molto molto ampia, e stavo dicendo sulla questione di Orreale con molto affetto, cioè io Conte l'hai visto, sì, l'hai sentito anche tu oggi durante l'allenamento, quando è stato anche sotto la durante le esercitazioni sotto il settore dei distinti, davvero grande affetto da parte dei tifosi per lui, per Lorenzo, ma anche per due giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia. Sì. Allora noi promettiamo che dalle prossime dirette, prima di andare live, io e Claudio Russo ci coordineremo meglio sull'abbinamento, sull'abbigliamento, perché questa combinazione non è proprio delle migliori. Però sai bene che noi siamo veramente per il meme, noi due, l'importante è portare la qualità a casa, non sempre, anche quando non tutti se ne accorgono, caro Pasquale, noi però lottiamo come sempre, lo facciamo da ormai 12 anni e ce lo riconoscono quasi tutti. È vero. Detto questo, ti lascio un attimo, sì, semplicemente perché dobbiamo, sì, seguire anche la diretta testuale, quindi dobbiamo un attimo sistemarci. Dare sempre il solito contributo che non tutti sempre si rendono conto, quindi ci vedremo tra poco anche su calcionapoli24.it. grazie mille a Claudio Russo, perché appunto l'evento sarà in diretta TV da questo punto di vista, come state appunto vedendo, però anche diretta testuale, vieni Peppe, vieni in diretta, anche in diretta testuale su calcionapoli24.it per seguire, mi cerca, infatti vedete Emanuele che faceva cenni, non riuscivo a comprendere se fossero a me. Allora Peppe, diciamo che hai guardato l'allenamento, e dico diciamo perché hai soprattutto lavorato, però per quel che sei riuscito a captare al netto del lavoro che hai fatto per Calcio Napoli 24, che indicazioni, che spunti hai insomma preso, evidenziato da questa seduta di quest'oggi? Oh, tantissima voglia, tantissima grinta, ho visto i ragazzi motivatissimi. Guarda, un po' sfortunato sotto porta, cioè, proprio un paio di volte non è riuscito a trovare il gol. C'è un indizio che secondo me è importante oggi. Abbiamo visto molto molto Osimhen in campo. Bene, anche io non me l'aspettavo. Ha giocato grande fetta di allenamento, gran fetta di partitella. Si è alternato con Simeone. Ha fatto un paio di scivolate, qualcuno dagli spalti urlava occhio, non farti male, sì, se no. Questo è un indizio che non sottovaluterei, Paco, ma non so onestamente quanto può significare, però non mi aspettavo di vederlo in campo io onestamente, soprattutto in partelle che sono abbastanza accese, Polo, sì, Ruscio, la squadra, ripeto, molto molto motivati i ragazzi. Sì, diciamo che come i telespettatori avranno visto, io non ho avuto modo di seguire l'allenamento poiché sono stato all'esterno dello stadio comunale di Castel di Sangro per ascoltare i tifosi, i commenti sia nel pre che durante l'allenamento che nel post, però quando ho letto un po' la diretta nostra e ho visto Osimhen in campo, mi sono fermato, ho detto, ah, caspita, c'era Osimhen in campo, perché? Perché abbiamo visto in queste ultime sedute che Osimhen era praticamente defilato, anzi, era sorprendente quando entrava in campo per fare l'ultimo spezzone, gli ultimi 20 minuti, addirittura oggi ha preso parte anche a questa partitella. È difficile la lettura di questa dinamica, perché da una parte è un fatto concreto, dall'altra comunque sappiamo bene com'è la situazione. Più che altro tu puoi sempre farti male con gli scongiuri dei tifosi, sì, che fanno in questo momento in un allenamento, tipo che dira, questa è una botta fortissima da buongiorno, involontaria ovviamente, sì, ma può sempre capitare. Se hai visto l'allenamento ovviamente tu, all'inizio della partitella Osimhen era da solo sul frigorifero a guardare, e io pensavo vabbè, guarderà la partita, non giocherà perché sì, ovviamente per ovvi motivi,
Quando ho visto la staffetta con Simeone, e ovviamente quando entra in campo questa è un'amichevole, questo è un allenamento, è sempre una bestia nel senso buono, ho detto chissà che c'è qualcosa che non sappiamo, poi può essere anche il nulla ovviamente. Diciamo che la mia personalissima sensazione è che probabilmente servirà ancora un pochino di tempo per definire una sua uscita. Allora nel frattempo, in attesa di questo piazzamento, per non restare in questo limbo fastidioso per tutti, compreso per Osimhen che comunque oggi è un tesserato del Napoli, Conte lo ha rimesso insomma a lavorare per poi capire se ci saranno sviluppi nella prossima settimana. Certo, da una parte ti viene da dire ma vuoi vedere che alla fine resta a Napoli perché magari non ci sono le condizioni per un trasferimento o comunque non ci sono alle condizioni del Napoli, dall'altra parte pensi è impossibile che rimanga in azzurro alla luce di questo contratto, la scadenza che poi andrebbe a susseguirsi successivamente, quindi veramente è un mosaico dalla difficile lettura. Per quanto riguarda invece Mister Conte e il suo staff che tra un po' arriverà qui alle nostre spalle, se fossi un tifoso piuttosto che un giornalista e potessi fare una domanda stasera al mister, cosa andresti a chiedere? Magari al mister proprio, cosa andresti a chiedere? O magari allo staff, se hai una curiosità per lo staff. A questo punto è scontato per riparlare di Osimhen. Come mai? Oggi in realtà chiederei perché Spinazzola non ha preso parte dell'allenamento. Se qualcuno ha visto l'allenamento potrebbe chiederlo. Però la mia curiosità, diciamo che è un po' la domanda del ritiro, è se Di Lorenzo a questo punto farà il braccetto a destra, che abbiamo visto ieri e anche oggi. Molto... Ecco, nel frattempo vediamo un po' di movimenti sul palco, vediamo, diciamo, c'è pronto Ciro Sarpa, fotografo del Napoli, quindi questo significa che scatti alla piazza chiaramente, ma significa anche che stanno per arrivare, sicuramente sarà questione di non molto, diceva Claudio Russo che potrebbe esserci un leggero ritardo considerando l'accavallarsi di Oriali anche che stava firmando autografi e realizzando selfie con i tifosi, però sembra che insomma non si andrà a derogare di molto perché appunto vediamo appostato già il fotografo ufficiale della SSC Napoli, quindi questo lascia intendere che è in arrivo l'ingresso in scena di Antonio Conte e il suo staff. Quindi perdonami, stavi... Dicevo, secondo me la domanda è ritiro è proprio questa qui, cioè se Lorenzo giocherà braccetto a destra oppure verrà utilizzato in questo 3-5-2 che maschera in 3-4-2-1, molto lo vedremo secondo me tantissimo domani, che sono anche i nazionali. Io personalmente, un po' stando alle parole di Lorenzo di ieri, un po' per quello che ho visto in questi due giorni, che ho visto molte uscite palla al piede con Buongiorno che allargava Di Lorenzo, secondo me l'idea c'è. E poi ad oggi non saprei dirti la difesa del Napoli titolare, perché secondo me anche Nathan sta facendo un buon ritiro, l'ho visto carichissimo, quindi è difficile anche darti il trio. Buongiorno, insomma, è quello che sicuramente giocherà a titolare. Gli altri due a fianco non sono così scontati come qualcuno vorrebbe far credere. Sì, da questo punto di vista hai pienamente ragione perché appunto Rafa Marin non è che insomma abbia fatto benissimo in questo avvio ed è ovvio dal momento che è un giocatore nuovo in un contesto nuovo. Eccoci qui, allora lasciamo la parola al palco. La prima volta qui a Castel di Sangro in piazza, questa è una serata strana perché uno dice bisogna fare la presentazione del mister e dello staff. Ora a me sembra che questa definizione non vada bene perché presentare il mister mi sembra una cosa, cioè chi non lo conosce. Quindi diciamo che facciamo salutare il mister e lo staff a tutti i tifosi del Napoli presenti qui, ma presenti anche in tutto il mondo perché questa serata è in diretta su OneFootball e dappertutto la possono vedere. Non perdiamo altro tempo e chiamiamo subito sul palco il mister Antonio Conte. Grazie. Buonasera a tutti e grazie. Grazie. Come? Quindi lo conoscete, ragazzi, lo conoscete sì. Già, no? Eh,
Grazie veramente di cuore. Come ho sempre detto dal primo giorno che sono stato annunciato come allenatore del Napoli, sto ricevendo veramente tantissimo affetto da parte vostra senza aver ancora dato niente, quindi da parte mia veramente c'è grandissima responsabilità, grandissima voglia, grandissimo entusiasmo, tanta passione per cercare di ripagare veramente tutto questo entusiasmo che stiamo vedendo, che ripeto, siete un popolo incredibile e la passione che stiamo riscontrando è l'inizio, però credetemi, siete veramente qualcosa di non per piaggeria, chi mi conosce sa bene che se dico una cosa è perché la penso, altrimenti sto zitto. Siete veramente qualcosa, siete un popolo unico veramente, e noi dobbiamo essere orgogliosi veramente di rappresentarvi e cercare, ecco, di darvi grandi, grandi gioie. Su questo potete stare tranquilli, perché daremo veramente il massimo in tutto. Allora, io Nicola, mister, sì, vorrebbe anche, ecco, dire una cosa importante. In un momento anche di gioia, no? di felicità, in cui, ripeto, ci state inondando di entusiasmo e fa benissimo veramente al cuore mio, dello staff, dei ragazzi. Vorremmo anche, ecco, non dimenticare quello che è successo lunedì a Scampia. Penso, ecco, che sono cose, ecco, che comunque anche in un momento di gioia, di felicità, sono delle tragedie che comunque ci toccano. Ne ha parlato ieri il nostro capitano, anche Giovanni. Siamo veramente con il club, con la squadra, con lo staff, veramente vicini alle famiglie delle vittime, e cercheremo, ecco, in qualche modo di essere d'aiuto, perché è successo veramente qualcosa di brutto. Ricordiamoci che dobbiamo vivere, viviamocela nel migliore dei modi, perché ogni giorno è una gioia, deve essere una gioia, deve essere passione, entusiasmo e niente. Quindi è forza Napoli, ragazzi. Bene. Allora, mister, se sei d'accordo, io comincerei a chiamare tutti i tuoi collaboratori che tu puoi presentare. Sì. Partirei dal vice allenatore Cristian Stellini. Eccolo lì. Lo introduci tu, mister, o giusto? Vabbè, lui, Cristian, è un po' uno storico del mio staff, quindi è stato un mio calciatore e poi praticamente è diventato un mio collaboratore, il mio assistente e niente, quindi una persona di grande fiducia, ecco. E a proposito di calciatori, io chiamerei sul palco Elvis Abruscato. Elvis calciatore. Dov'è Elvis? Elvis, lui, anche Elvis è un ex calciatore, è, diciamo, una novità dello staff di quest'anno, un ragazzo che è veramente ha grande entusiasmo, ha grande voglia di lavorare, trasmette e dà grande empatia, ecco, con tutto il gruppo, con i calciatori, quindi è una new entry, ha da faticare, ecco. E deve faticare anche Gianluca Conte, che pur essendo fratello, lo conosco, non ha, diciamo, sconti. Assolutamente. Eccolo qua. Mio fratello Gianluca, io ne ho un altro fratello, pure siamo in tre in famiglia, abbiamo tre maschi, però poi abbiamo avuto tutte femmine per la gioia di mio papà, ecco, quindi tra virgolette. E niente, Gianluca non ha sconti, sa benissimo che se lavora con me nel mio staff è perché ha dei valori. Io non sono una persona che porta amici o porta familiari perché ho bisogno di compagnia. È una persona di valore, è un grande lavoratore e quindi veramente mi dà una grande mano. Ecco Gianluca. Bene, un applauso. Andiamo avanti. Costantino Coratti.
Dov'è Costantino? 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 Eccolo. Lui è il cattivo che praticamente fa correre i calciatori o gli fa fare allenamenti belli, intensi. No. Anche lui, ci siamo conosciuti quando io ho iniziato praticamente a fare l'allenatore ad Arezzo. Arrivai lì da solo perché non mi permiso di portare nessuno e trovai Costantino nello staff dell'Arezzo. Poi io sono andato via, ho fatto il mio percorso e mi sono ricordato di lui dopo, e quindi poi ha iniziato a lavorare insieme a me, una persona di grande fiducia. Anche lui è un ragazzo veramente molto empatico con i ragazzi, perché li fa lavorare, ma al tempo stesso, ecco, riesce sempre a trovare la parola giusta per fargli sorridere, ecco. Molto bene, e adesso andiamo con Mauro Sandreani, che tantissimi conoscono. Mauro, professore, ecco. Vieni. Mauro Sandreani è un professore, è stato per tanti anni allenatore. Mauro è un grandissimo studioso di calcio, è uno che sta avanti, ci delizia delle sue ricerche, del suo studio. È sempre un confrontarsi, una persona molto importante. Abbiamo il piacere, ecco, di averlo con noi. Molto bene, proseguiamo con Giuseppe Maiuri. Dov'è Giuseppe? Eccolo. Giuseppe è una new entry. Avevamo bisogno di un match analyst che potesse aiutare Gianluca. Abbiamo avuto, ecco, sinceramente è un colpo che ha fatto il direttore Manna. Sinceramente ha fatto un grande colpo, perché l'ho conosciuto, un grandissimo lavoratore, è entrato subito dentro la nostra idea, dentro il nostro modo di fare. È un ragazzo che sta a tutte ore disponibile a lavorare, quindi sicuramente abbiamo fatto veramente un grande acquisto con Beppe. Proseguiamo e andiamo con Tiberio Ancora. Forza Tiberio. Tiberio. Eccolo. Tiberio ha una doppia funzione, ecco, nel senso che è il nostro nutrizionista, praticamente è quello che calcola un po' lo stato di forma di tutti i calciatori ogni 15 giorni, ogni 20 giorni. Dà delle indicazioni molto importanti sull'integrazione, sul recupero, su cosa devono mangiare per riuscire comunque a lavorare bene durante l'allenamento, a recuperare bene. Quindi anche a livello infortunistico è una persona importante, è anche un personal trainer, quindi è un grandissimo professionista che lavora con me da un bel po' di tempo, ecco. E adesso voglio vedere come spieghi Gabriele Oriali, detto Lele. Dov'è? Dove sta Lele? Non c'è. Cioè, la cosa... Lele. La cosa curiosa, ecco, di Lele, che comunque fin dalle prime battute, ecco, che gli avevo un attimo anticipato la possibilità di venire a Napoli, ho trovato un milanese entusiasta di venire a Napoli ed è stato veramente, ma credetemi, no? Io penso che lui, cioè, ogni giorno che passa mi sta mettendo sempre più pressione, perché mi dice: a questa gente noi dobbiamo ripagare l'affetto, perché, ripeto, ci state dando qualcosa, un entusiasmo addosso abbiamo veramente voglia di fare delle cose importanti. Faccio parlare un attimo Lele, perché è giusto, Lele è una figura
al di là che ha lavorato con me, sapete benissimo che ha lavorato come dirigente, è assunto dal Napoli come dirigente, una persona un po' di altri due occhi miei, e quindi voglio che si presenti da solo. Buonasera a tutti. Beh, intanto ha già specificato il mister che io non faccio parte dello staff tecnico, perché di tecnico ho poco o niente. Devo dire... Insomma. Aspetta. No, io sono il coordinatore dello staff tecnico, ma il ruolo, quello più importante, è la responsabilità che ho nella gestione della prima squadra e di tutte le persone che comunque lavorano attorno alla prima squadra, che è una grande responsabilità e me la prendo più che volentieri, perché ho la convinzione comunque che si possa fare e costruire qualcosa di valido. Tanto è vero che quando mi chiamò il mister accettai subito con molto entusiasmo. Poi ho avuto la fortuna quindi di andare anche a Napoli e toccare anche con mano la vostra passione e il vostro entusiasmo contagioso, e di conseguenza per quello io vi dico che onoreremo noi voi. Onoreremo la società, la città e tutti i tifosi napoletani. Non promettiamo illusioni e neanche sogni, ma da parte nostra il massimo impegno per raggiungere qualsiasi obiettivo, che può essere qualsiasi, non dico cosa, comunque. Grazie. Grazie. Mi tolgono la parola. Vorrei andare avanti ancora. No, ci mancherebbe altro. Comunque vi saluto veramente dal profondo del mio cuore. Un'accoglienza così non l'ho mai avuta e farò di tutto e faremo di tutto per ripagarvi questo affetto. Grazie. Viva Lele Oriali! Bene. Allora, il mister Conte ha trovato anche una parte dello staff che era già qui nel Napoli. Molto valida, a cominciare dagli allenatori e dei portieri. Alejandro Rosalén López, coadiuvato dal vice Marco Giglio. Eccoli là. Poi abbiamo Francesco Cacciapuoti, vice preparatore atletico. Bravo Francesco, è un altro Alfonso De Felice. E poi Ettore Prota, inizialmente un tempo era il dronista, poi... Adesso lo fa ancora, sì. Però diciamo anche... Sì, mi permetto di aggiungere, certo. sono elementi che già lavoravano col Napoli, io penso che elementi validi, le risorse valide, a prescindere vanno sempre sfruttate, quindi ci siamo veramente integrati benissimo, loro si sono integrati benissimo con noi. Devo dire che ho trovato dei ragazzi grandi professionisti, seri, lavoratori, e quindi benvenuti, loro lo sanno. Allora mister Conte, noi avevamo chiesto ai nostri tifosi di darci delle domande. Io ne farei solo una, perché poi dobbiamo anche chiamare il sindaco e dobbiamo anche tornare, voi dovete tornare per la preparazione delle partite, che per i nostri tifosi è la cosa principale. Però vorrei fare solo una domanda a te di un nostro tifoso. Su cosa si basa la scelta dello staff di un allenatore? Che è una domanda semplice, ma secondo me molto interessante. Globalmente. Sì, globalmente devi sicuramente trovare delle persone che ragionano un po' nella tua maniera, no? Quindi ti trovi sulla stessa lunghezza d'onda, che capiscano le tue esigenze. Sì, anche perché io sono una persona molto esigente con me stesso, perché lo voglio essere anche con gli altri, ecco. Quindi io sono il primo che mi metto in discussione e chiedo tantissimo a me stesso, perché poi posso in questo modo chiedere tanto allo staff e chiedere tanto ai calciatori. Quindi ho bisogno di trovare grande disponibilità dei grandi lavoratori, delle persone che siano serie, delle persone anche che possano entrare, che abbiano una grande empatia con tutto il gruppo, con i ragazzi stesso. Diciamo che la scelta non è semplice, ecco. Però io ho la fortuna di avere veramente un bellissimo staff quest'anno, dove
tutti quanti hanno veramente voglia di entusiasmare. Ecco. Un ottimo staff è alla base, secondo me, oltre che un'ottima squadra, dei risultati che si possono ottenere. Allora io chiamerei sul palco il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Lo so che a voi interessa poco perché siete tifosi del Napoli, però Angelo Caruso è comunque il sindaco che ci ospita ed è giusto che faccia un saluto e dica qualcosa. Forza. Angelo. A te. A te il microfono. Bene, buonasera, mi hanno messo tra due giganti questa sera che assommano i migliori e più storici trofei della storia del calcio italiano. Antonio, tu tra qualche giorno festeggerai un compleanno. Pensa, noi allestiremo tutta quella fontana di panna, quindi la dovrai tagliare da sotto e sopra, quindi sarà la torta più gigante della storia dei compleanni italiani. No, no. Troppa grazia, assolutamente. Quindi. Grazie. Bene, va bene, grazie. Ragazzi. Abbiamo celebrato questo evento, mi congratulo con tutti i presenti perché ordine, disciplina, compostezza, correttezza, perché così si fanno le cose e così ci si gode uno spettacolo come questo, perché davvero è un regalo doveroso sicuramente, ma è un momento partecipativo di incontro tra stampa, spettatori, tifosi, simpatizzanti con quello che è il cuore della squadra, cioè coloro che hanno le leve e tutto quello da cui dipenderà il prossimo campionato. Noi abbiamo portato a Castel di Sangro la Coppa Italia e il terzo scudetto del Napoli e questo meraviglioso staff che darà belle soddisfazioni. Vi ringrazio. Grazie. Grazie. Grazie Angelo. Allora un caro saluto a tutti, un forza Napoli e ci vediamo domani allo stadio. Riusciamo a fare una foto con tutti? Una foto con tutti. Ci giriamo da questa parte? Eh? No, ci giriamo poi dall'altra parte. Vai, prima la facciamo così. Mister. Giriamoci, ci sediamo. Vai, ci sediamo. Vai. Ostia, mi fai il giro. Riesci? Mi alzo più. Riesci a prendersi tutto. Grazie, forza Napoli! Grazie ragazzi, grazie di cuore. Aspetta. Grazie. Non possiamo filmare per la attenzione qua, mister. Dica, per la sicurezza non possiamo. Grazie.